Cari amici followers, iniziamo questa nuova serie di video messaggi dedicando il primo per galanteria alle donne, in quanto sembrerebbero essere le principali responsabili del mio esilio sul manicomio, sa? Perché? Perché una volta che si viene mandati nel reparto psichiatrico alieni e quindi imbottiti di hardware e sotto costanti torture, sembrerebbe molto più facile uscirne pazzi e le statistiche dicono ricchioni. Perché questo? Perché, cari amici followers, la società purtroppo è cambiata. Presumo siamo ben lontani dai miei anni 2000 e in questa epoca le persone sono soggiogate dal virus follia. Questo virus ha scambiato i sessi, uomini in donne, donne in uomini, e non solo metaforicamente, e ha ridotto i loro cervelli a quelli di un neonato. Cosicché qualsiasi cosa fa paura. Fa paura un ragionamento, un discorso articolato, fa paura qualsiasi cosa esca da schemi già definiti, fa paura il movimento, in particolar modo la velocità. Cosa ha comportato questo? Ha comportato la fine delle relazioni. Le aliene, che sono le peggiori in assoluto, il male, possono andare ormai solamente o con i cadaveri o con coloro i quali purtroppo sono ridotti allo stato vegetale o con gli animali. Le umane, che tuttavia sembrerebbero essere leggermente migliori, si accontentano di vedermi ritornare rincoglionito e ricchione. Cosa rispondere a questa loro follia, ma soprattutto al fatto che in nome di questo delirio mi hanno distrutto la vita e mandato in esilio all'inferno per 6 anni. Rispondo che se e quando tornerò sul pianeta Terra faremo pesantemente i conti. Ad ogni modo, le psicopatiche stiano lontane da me. Ammetteranno loro stesse che non potendomi possedere in questo stato, ossia ancora lucido mentalmente e nonostante tutto, ai tante, allora mi hanno causato 2 incidenti gravissimi in 3 giorni, al fine di rendermi uno storpio, quindi praticamente immobile, per farmi poi impazzire e quindi, nella loro ottica, potermi così finalmente amare. Tutte cose delle quali parleremo nei prossimi videomessaggi.